Un'ulteriore tecnica di ordinamento che si chiama ordinamento a bolle, in inglese bubble sort, cioè ordinamento col metodo cosiddetto del gorgogliamento. Qual è l'idea? L'idea è che a differenza delle altre tecniche che confrontavano elementi anche molto lontani tra di loro, questa tecnica si basa esclusivamente sul confronto di elementi adiacenti. Allora, cerchiamo di capire qual è la logica di questo algoritmo. Allora, prendiamo questo caso in esame. L'idea si basa su questo meccanismo. Io confronto gli elementi adiacenti. Quindi parto da qua, dal primo elemento, e confronto questi due. Sono ordinati? Allora li scambio. Quindi qua scrivo 7 e qua scrivo 15. Poi confronto questi due. Non sono esatto, quindi ragazzi, sto confrontando elementi adiacenti 0, 1, 1, 2. Come sono? Non sono ordinati. Allora scrivo meno 3, 15, 15 e 8. Li devo scambiare. Scrivo 8 e 15, 15 e 0. Scrivo 0 e scrivo 15, 15 e meno 1, meno 1 e 15, 15 e 4. 15 e 9, 15 e 21, non li cambio perché stanno bene tra di loro, 21 e 6 lo scambio. Ho finito questa scansione. Dal primo elemento fino ad arrivare al penultimo, confrontando l'elemento i con quello i più 1. Ho fatto questa scansione. Il vettore ordinato. Allora, qual è l'unica cosa che è successa? L'unica certezza che ho quando è finita questa scansione? Qual è l'unica, guardando questo vettore rispetto a prima, qual è l'unica certezza? Ragazzi, l'unica certezza è che per definizione il valore più grande è andato in fondo al vettore. Gli elementi più piccoli sono stati via via spostati sopra. Da qui l'idea metodo del gorgogliamento. Cioè gli elementi più pesanti vanno in coda, gli elementi più piccoli come bolle d'aria tendono a salire nella parte alta del vettore. Da qui il nome di bubble sort che è stato dato a questo algoritmo. Allora, abbiamo fatto il confronto degli elementi a 2. Dopo aver fatto questo giro, di una cosa sola siamo sicuri per definizione: poiché per ogni io ho invertito gli elementi che non rispettavano l'ordinamento VDI minore di VDI più 1, l'unica certezza è che l'elemento massimo è finito in coda. Allora, al prossimo giro mi fermo a un passo prima e ripeto lo stesso giochetto. Ripetendo lo stesso giochetto, adesso ho 7 meno 3, quindi questo mi diventa meno 3, 7.
7 e 8 stanno bene, 8 e 0 l'inverto, 8 e meno 1 l'inverto, 8 e 4 l'inverto, 8 e 9 stanno bene, 9 e 15 stanno bene, 15 e 6 l'inverto. Il vettore ordinato? No. Di che cosa sono certo? Che il massimo successivo è finito qua. Vado avanti così. Allora, chiediamoci, questo algoritmo 1 converge o no? Secondo voi converge? Necessariamente, poiché a ogni passo la grandezza del vettore si riduce, se c'è n elementi, dopo n-1 passi ho finito. Quindi l'algoritmo termina. Quando l'algoritmo termina, il vettore che ottengo è un vettore ordinato? Certamente sì, perché a ogni passo il valore più grande del vettore residuo finisce in ultima posizione. Se faccio n passi, qualunque cosa succeda, ottengo un vettore ordinato. Quindi questo A è un algoritmo perché converge, B è un algoritmo corretto perché converge producendo sempre il valore giusto. Domanda, ma faccio 50 volte la stessa operazione se c'ha 50 elementi e mi chiedo, ma rispetto a prima, qual è il vantaggio se ce ne sono? Cioè, chi ha pensato questo algoritmo? Qual è l'idea di fondo che aveva? Ragazzi, l'idea di fondo è che se questo vettore si presenta a un certo punto ordinato, cioè guardate la parte residua, se questa parte residua si presenta ordinata, vuol dire che confrontando gli elementi a due, per tutti gli elementi di questo vettore non si verifica mai che VDI è più grande di VDI più 1. Se io faccio uno scambio, vuol dire che per quella coppia di elementi VDI era maggiore di VDI più 1. Se questa condizione non si verifica, io lo scambio non lo faccio. Mi seguite? Ragazzi, mi rendo conto che sono quasi le 2:20, quindi da stamattina siete stanchi, però datemi ancora un po' di minuti di attenzione e poi vi giuro non vi dico altro. Però riflettete su questo fatto. Se nel fare questa scansione io non faccio nessuno scambio, che cosa vuol dire? Poiché sto confrontando elementi adiacenti, vuol dire che per tutti questi elementi qua V di I è sempre minore o uguale di V di I più 1. Cioè sto dicendo, se non faccio nessuno scambio, che per ogni I V di I è minore o uguale di V di I più 1. Ma questa è la definizione di un vettore ordinato. Cioè se non faccio nessuno scambio, vuol dire che per questa parte residua V di I è sempre minore o uguale di V di I più 1. Ma allora, se questa parte residua è ordinata, questa parte qua era per definizione ordinata, perché sono i valori più grandi che a ogni passo finiscono in coda, vuol dire che il vettore è ordinato e quindi io non devo fare ulteriori passaggi. Rispetto alla tecnica, alle due tecniche di prima, che richiedevano dei cicli a conteggio, nel caso dei minimi successivi, se l'algoritmo del vettore ha n elementi, per i che va da 1 a n, trova il minimo, mettilo in testa e poi va avanti. Nel caso dell'insert sort, divido il vettore parte ordinata, parte disordinata, per ogni elemento della parte disordinata vado a inserire nella parte ordinata. Se il vettore ha n elementi, devo fare n-1 inserimenti, anche se il vettore è già ordinato. In questo caso qui, invece, l'algoritmo non prevede un ciclo a conteggio, ma prevede un ciclo a condizione.
che mi dice: tu fai una scansione. Quando hai fatto questa scansione, se hai fatto almeno uno scambio, allora vuol dire che per un i non era vero che vdi è minore di vdi più 1 e quindi non sappiamo se il vettore è ordinato. Sappiamo solo che l'elemento più grande è finito in coda. Riduci la dimensione e ripeti la scansione sul vettore residuo. Allora, guardate questo caso qui. In questo caso qui non ci sono grandi vantaggi, perché andando avanti io faccio meno 3, 7, poi farò 0, 7, poi 7, meno 1, poi 7, 4, poi 7, 8, poi 8, 9, poi 6, 9 e mi fermo qua. Ho ottenuto l'altro massimo. Andando avanti faccio un'altra scansione, meno 3, 0 stanno a posto, 0, meno 1 non stanno a posto, scrivo meno 1, 0, 0, 4 stanno a posto, 4, 7 stanno a posto, 7, 8 stanno a posto, 8, 6 no, 6, 8, riduco, questo sta a posto, questo sta a posto, questo sta a posto, questo sta a posto, questo no, scambio. Il vettore com'è? È ordinato. Però perché io ho fatto uno scambio, ancora non lo posso dire. Posso dire solo che il valore 7 è finito in coda. Ora faccio un'ulteriore scansione. Questo non scambio, non scambio, non scambio, non scambio. Arrivati qua, posso dire in questo momento, poiché non ho fatto nessuno scambio, vuol dire che per ogni i è vera questa condizione. Ma questa è proprio la definizione di vettore ordinato, quindi il vettore ordinato e mi posso fermare. Allora, il metodo del gorgogliamento, o ballo assorto, algoritmo a bolle, prevede di fare queste scansioni, ma qui il trucco sta proprio nel confrontare elementi adiacenti e sfruttare la definizione di vettore ordinato per accertare l'ordinamento della mia struttura. Allora, questo algoritmo si presenterà con una condizione logica. Mentre non hai fatto nessuno scambio, procedi con una scansione. Al termine della scansione riduci il riempimento del vettore disordinato e fai un'altra scansione, e così via. Allora, cerchiamo di capire quali sono i casi migliori e i casi peggiori per questo algoritmo. Qual è secondo voi per questo algoritmo il caso peggiore? Il fatto che sia ordinato in maniera decrescente potrebbe non essere un grosso rischio. Perché? Ordiniamolo in maniera decrescente, vediamo che succede. Allora, facciamo una prima scansione. 10, 8, scambio. 10, 7, scambio. 10, 5, scambio. 10, 4, scambio. 10, 2, scambio. 10, 1, scambio. Allora, che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che questo è un vettore dove questa parte qua è ancora ordinata in maniera decrescente, l'ultimo elemento è arrivato in basso. Allora questo mi sembrerebbe il caso peggiore possibile, perché è indubbio che in questo caso quante volte l'algoritmo gira?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro 7 volte, perché ogni passaggio il più grande finisce in coda. Quindi questo certamente è un caso molto negativo, perché la condizione che di non fare scambio non si verifica mai e quindi sono costretto a fare tante scansioni. A ogni scansione io faccio un confronto ed eventualmente lo scambio, quindi sto visitando a ogni passaggio tutto il vettore. Guardate quest'altro caso. Questo è il caso di un vettore completamente ordinato, ma sta solo questo elemento fuori posto. Quanto tempo impiega a convergere questo algoritmo? Ragazzi, tale qua la prima. Per far salire questo meno 1 qui soprattutto, devo fare necessariamente n scansioni. Quindi il limite dell'ordinamento a bolle è che anche in vettori con un elevato grado di ordinamento, ragazzi, quando io parlo di elevato grado di ordinamento, un vettore, per quanto disordinato, al suo interno c'ha sempre qualche gruppo di elementi adiacenti che si presentano ordinati, a meno che non sia proprio ordinato in maniera decrescente, e questo è l'unico caso nel quale non c'è nessun gruppo di elementi adiacenti che si presentano ordinati. Questo, l'ordinamento a bolle, è un algoritmo che trae vantaggio dalle sottosequenze di elementi ordinati, perché quelli non li sposto e vado rapidamente a fare i confronti. Però questo algoritmo soffre del problema che se io ho un elemento piccolo in coda e questo a ogni passaggio sale di un livello e quindi impiegherà n passaggi per arrivare in testa e quindi non ci ho guadagnato proprio niente. Allora l'algoritmo del gorgogliamento è un algoritmo molto interessante perché confronta elementi adiacenti, tiene in considerazione le sottosequenze già ordinate nel vettore, ma l'ulteriore vantaggio è il fatto che si accorge prima degli altri se il sottovettore è ordinato e si ferma per tempo senza fare tutti i cicli fino alla fine, ma soffre dell'inconveniente del fatto che se c'è un elemento piccolo in coda e questo impiega n passaggi per risalire. Allora, uno come potrebbe migliorare questo algoritmo? Qual è la cosa più immediata che vi viene in testa, se a quest'ora vi viene in testa qualcosa? Ma uno guardando questo caso dice, ma se io invece di partire da qua, partissi da sotto e questo algoritmo in una scansione mi darebbe il vettore ordinato. E vabbè, però se il primo fosse il valore 20, partendo da sotto, questo mi finisce subito sopra, ma questo impiega n passaggi per scendere giù. E allora? Partendo da queste considerazioni è stato proposto un altro algoritmo che si chiama shake sort. Shake significa agitare. Questo algoritmo prevede l'uovo di Colombo. Mi faccio una prima scansione a scendere, una seconda a salire. Quando ho fatto queste due scansioni sono sicuro di due cose: che l'elemento più grande è finito in coda, l'elemento più piccolo è finito in testa. Dopodiché sul vettore residuo che ha n-2 elementi mi faccio un'altra scansione giù, un'altra scansione su e così via. Il vettore si riduce ogni volta di due unità. Questo algoritmo si chiama shake sort ed ha delle caratteristiche interessanti dal punto di vista delle prestazioni. Allora, riassumendo e ci fermiamo, abbiamo visto tre tecniche
che sono select sort, insert sort e bubble sort, discutendone in maniera critica pregi e difetti. Ragazzi, vi ho descritto le operazioni per ciascun algoritmo, ma non vi ho ancora fatto vedere il codice. Fatevi questo come homework. Ora vi ho detto qual è la sequenza logica di passi che bisogna fare per risolvere ciascun algoritmo. Prima di darvi io bella e fatta la soluzione, vorrei che provaste voi a ragionare, a implementare in C++ questi tre algoritmi. Ci concediamo questa settimana per farlo. La settimana prossima, lunedì, che faremo esercitazione, la prima cosa che faremo è vedere il codice. Vi propongo una soluzione io, la confrontiamo con quella che proporrete voi e alla fine aggiungiamo un altro tassello. Quindi, una volta che abbiamo fatto un codice, ve lo memorizzate nella vostra biblioteca di programmi. Quindi, per gli array abbiamo visto come si definisce un array, come si legge un array, come si stampa un array, come si assegnano valori iniziali ad un array, come si ricerca un elemento in un array, oggi come si ordina un array con una di queste tecniche. Vi fate la vostra biblioteca di programmi in modo che quelli ce l'avete belli e fatti, ne capite il funzionamento, almeno uno per ogni tipologia lo imparate bene per poterlo riprodurre poi in sede di esame quando farete la prova pratica al calcolatore. Ok? Vabbè, ragazzi, ci vediamo domani mattina.